Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6. In apertura c'è una ampia pagina di cronaca che iniziamo con la manifestazione degli abitanti delle case Ater di Pescara che si sono ritrovati questa mattina sotto il Palazzo della Regione in Viale Bovio. Hanno manifestato perché chiedono certezza circa il loro futuro abitativo. Intanto proprio ieri sera la Giunta d'Alfonso ha stanziato 5 milioni di euro per l'edilizia popolare. Ci dice di più Paolo Renzetti. A poche ore dall'approvazione della delibera di giunta che ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro per le case Ater, questa mattina una settantina di residenti delle case di edilizia popolare di Pescara hanno partecipato ad un sit-in sotto la sede della regione in Viale Bovio con il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari. Ho letto che ieri sera ci sarebbe stata una delibera di intenti che stanziava, che avrebbe 5 milioni di stanziato. euro sono stati stanziati dalla regione per le case Allora, intanto è tutto su carta, non è stato fatto nessuna variazione di bilancio perché la variazione di bilancio passa in consiglio e non è stato fatto nulla. Quindi è una delibera. Ma 5 milioni di euro sono briciole. Con 5 milioni di euro non risolviamo nessun problema. I problemi si risolvono almeno stanziando 15 milioni di euro. Quindi intanto vorremmo vedere lo stanziamento e la variazione di bilancio e vorremmo vedere le coperture e la disponibilità finanziaria che non c'è ad oggi. Poi vorremmo che diventassero 15 milioni di euro. Ad oggi abbiamo solamente chiacchiere, chiacchiere e promesse, non c'è altro. Intanto abbiamo appena appreso che il presidente non ci sarà, nonostante lui sapeva, perché io ho avvisato una settimana fa lo stesso capo della segreteria dicendo che saremmo venuti e questa è una cosa che non voglio commentare. I cittadini sono indignati, ma io stesso sono indignato perché se ci sono qui cittadini che stanno subendo dei danni pazzeschi e chiedono di essere ricevuti, non vengono ricevuti dal presidente della regione che governa la regione Abruzzo e quindi le ATER che sono aziende regionali, io non so veramente più che cosa pensare. Non è una bella risposta questa. Noi abbiamo chiesto da tempo stanziamenti in bilancio per l'edilizia residenziale pubblica, almeno 15 milioni di euro per mettere a posto le case di Pescara. Hanno sempre bocciato in consiglio regionale tutti i nostri emendamenti. Sono stati sistematicamente bocciati. Ora chiediamo ulteriormente questo stanziamento di inserire risorse per la manutenzione delle case popolari e qui ci sono cittadini che hanno gli stessi problemi, non solo di Rangitelli, Via Lago di Borgiano, Fontanelle, Zanni, Borgo Marino Sud, Gescal, Zona Ospedale, San Giuseppe. Sono case fatiscenti che mettono a serio rischio e in pericolo l'incolumità di questi residenti. Ancora la cronaca, bilancio pesante dopo il maltempo di ieri che ha flagellato alcuni centri della Val Pescara, i danni principali nei comuni di Rosciano e Cepagatti, tanti disagi causati dalla pioggia e dalla tromba d'aria che si è abbattuta ieri sulla zona nel primo pomeriggio. Il servizio della redazione di Vestina News. Un bilancio pesantissimo, quello che ha lasciato dietro di sé l'ondata di maltempo che ieri pomeriggio ha colpito le zone interne della Val Pescara. Incendi e danni sono stati riscontrati nei comuni di Cepagatti e Rosciano. A Cepagatti la più colpita è stata la zona di Villarea, intere coltivazioni andate perse, ma anche i tetti di case spiazzati via dalla furia della tromba d'aria. Stesse problematiche anche a Rosciano con il sindaco Alberto Secamiglio che parla di uno scenario mai visto nel suo comune. Sì, diciamo che forse è la prima volta che succede un evento di questo tipo qui da noi. Fino ad oggi credo non era mai successo, di una violenza, di una continuità, di una forza così importante. Sì, abitazioni qualcuno, perché qualcuno è stato interessato da caduta di alberi, di qualche palo dell'Enel che è caduto su delle case, sulle strade, allagamenti, ma diciamo il danno maggiore, il danno principale che ha sicuramente porterà dei danni economici importanti riguarda l'agricoltura, perché qui a Rosciano abbiamo delle vigne e degli uliveti secolari, delle cantine importantissime, e poi abbiamo delle produzioni di ortaggi, di frutta, che insomma è risaputo da tantissimi anni che Rosciano e Villa Uliveti era la produzione, dava la produzione più importante sulla Val Pescara. Questo diciamo che tutta la parte che riguarda la facciata di Rosciano, dei territori che riguarda sul fiume Pescara, è stato quasi azzerato completamente.
Una parte delle aree di proprietà comunale site sul lungomare sud di Roseto e il centro di raccolta rifiuti situato nell'autoporto sono stati sottoposti a sequestro preventivo della Guardia di Finanza. Sono in corso indagini per accertare la regolarità delle due strutture dal punto di vista delle leggi ambientali. Lo rende noto il Comune di Roseto spiegando che per continuare ad assicurare i servizi che si appoggiavano alle due strutture l'amministrazione ha già trovato soluzioni alternative. Non appena sarà compresa la natura e la portata delle criticità rilevate dalla Polizia Giudiziaria, il Comune predisporrà i necessari interventi per ottenere il dissequestro delle due aree. E a Pescara, tentata truffa ai danni di una anziana sventata dai carabinieri del reparto operativo, due donne campane sono finite in manette. Bloccate prima di portare a termine, grazie all'aiuto di un complice, una truffa ai danni di un'anziana pescarese che vive nel quartiere Colli. L'azione fulminea dei carabinieri del reparto operativo di Pescara ha portato così all'arresto di due donne di origine napoletana che ora si trovano nella sezione femminile della casa circondariale Madonna del Freddo di Chieti. A noi sono arrivate delle segnalazioni da parte di precedenti potenziali vittime che evidentemente si erano avvedute del tentativo in corso e ci avevano allertati. È ovvio che in casi di questo tipo noi dispieghiamo sul territorio tutte le nostre risorse, perché come dicevo prima il nostro impegno è massimo nel settore. Quindi con pattuglie in colore di istituto e, come in questo caso, sempre pattuglie anche in abiti civili che evidentemente meglio si muovono e meglio riescono a mimetizzarsi nel tessuto sociale cittadino. Abbiamo individuato i possibili truffatori perché ormai siamo riusciti a stimare quello che è il campionario dei nostri clienti e quindi abbiamo anche individuato di conseguenza la vittima perché erano lì, sono stati fermati davanti a un civico. I carabinieri, le forze dell'ordine, i rappresentanti delle istituzioni non telefonano e non si presentano a domicilio per richiedere somme di denaro, a maggior ragione se anche in equivalente rispetto a gioielli. In questi casi, nei casi in cui si ritenga di poter essere esposti a un rischio di questo tipo, il consiglio è quello di attivare il 112, di chiamarlo telefonicamente, ma non utilizzando l'apparecchio mediante il quale si è stati contattati. Parliamo di truffe praticate mediante contatti telefonici, durante i quali il telefonista annuncia alla vittima l'asserita presenza in caserma di un congiunto, magari coinvolto in un sinistro stradale o che magari ha determinate problematiche, per l'affrancamento del quale, per la liberazione del quale c'è bisogno di pagare una cauzione, alla riscossione della quale poi magari si presenta un complice, magari anche, come dicevo prima, pagando un equivalente in gioielli. Non è questa la modalità con cui i rappresentanti dello Stato o comunque delle istituzioni lavorano. In casi di questo tipo lasciate stare l'apparecchio fisso mediante il quale siete stati contattati, utilizzate possibilmente un telefono cellulare, contattate le forze dell'ordine, anche amici, parenti, e date l'allarme. La squadra mobile della Questura dell'Aquila ha arrestato due stranieri che avevano allestito una casa dove delle ragazze venivano fatte prostituire. Tutto è partito da alcune segnalazioni anonime di cittadini insospettiti dall'insolito Via Vai nell'appartamento ubicato nei pressi della villa comunale. Daniela Rosone. La squadra mobile dell'Aquila, sezione contrasto alla criminalità straniera e prostituzione, ha arrestato un uomo e una donna, l'uno di nazionalità albanese di 22 anni e l'altra dominicana di 28 anni, perché dediti allo sfruttamento della prostituzione, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari, la dottoressa Buccella, su richiesta del sostituto procuratore, la dottoressa Ciccarelli. Nell'occasione è stato anche sequestrato in via preventiva, su disposizione della stessa autorità giudiziaria, l'appartamento utilizzato per consumare rapporti sessuali che avvenivano a pagamento. Gli investigatori della mobile hanno perquisito anche l'abitazione, sequestrando all'interno 190 profilattici e 4 telefoni cellulari abbinati a numeri pubblicati su siti internet di incontri. Le attività investigative sono state avviate in seguito ad alcune segnalazioni anonime ricevute dalla Questura dell'Aquila relativamente ad un anomalo andirivieni di persone, per lo più uomini, a tutte le ore del giorno e della notte da un appartamento situato nei pressi della villa comunale del capoluogo. Nel corso delle indagini avviate dalla mobile è emerso che i due cittadini stranieri avessero messo in piedi una vera e propria agenzia della prostituzione all'Aquila, in grado di fornire alle donne, ma in alcune occasioni anche a transessuali, l'appartamento per prostituirsi, previo pagamento di 40 euro al giorno, nonché l'utenza e l'inserzione pubblicata su siti internet di incontri per attirare così i clienti.
Nel corso delle attività investigative è stato anche accertato che tra i servizi offerti dai due cittadini stranieri alle prostitute vi fosse anche la protezione da eventuali clienti che non le volessero pagare. Circostanza effettivamente avvenuta, perché nel mese di settembre 2016 un cittadino extracomunitario si è visto aggredito fisicamente dall'albanese arrestato dalla squadra mobile, in seguito a una discussione avvenuta con una prostituta colombiana al termine della prestazione sessuale. Nella stessa occasione il 22enne dell'Est Europa, per porre fine alle insistenze del cliente, sferrò un pugno al volto dell'altro uomo. Per quanto riguarda la donna, le indagini hanno messo in evidenza come il suo compito fosse quello di organizzare, monitorare e controllare le prostitute ospitate nell'abitazione messa a disposizione. Doveva incentivare il mercato sessuale, reclamizzando anche le prestazioni delle donne con i clienti ed avvisando le ragazze qualora si registrasse la presenza delle forze dell'ordine nei pressi del luogo utilizzato per offrire queste prestazioni sessuali a pagamento. Un bottino di circa 20.000 euro è l'ipotesi degli investigatori per l'assalto al bancomat della Carichieti di San Vito Chietino in provincia di Chieti. Il colpo è avvenuto poco prima delle 3 di mattina, quando i ladri hanno fatto esplodere il bancomat e hanno rubato i soldi. Vediamo. Assalto al bancomat della Carichieti di San Vito Chietino. Hanno agito in 3 indisturbati poco prima delle 3 del mattino. Erano incappucciati, raccontano i testimoni svegliati dal boato. In pochi minuti i banditi hanno fatto saltare la cassa automatica ed hanno arraffato il bottino, che resta ancora da quantificare ma che si aggirerebbe intorno ai 20.000 euro. Controsoffittatura crollata, infissi sventrati, una vera e propria scena da guerra all'interno dei locali dell'istituto di Largo Rivieri. In 3 mesi questo è il 4º colpo del genere messo a segno nel territorio frentano, il primo a danno della Caripe a Piazzano di Atessa, poi alla Carichieti Agenzia di Castelfrentano e dopo appena una settimana all'ufficio postale dello stesso paese. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ortona. Dallo scorso giugno perseguitava 2 donne titolari di attività commerciali del centro di Giulianova, alle quali rivolgeva continue proposte di natura speciale per poi minacciarle con tanta insistenza da costringerle in alcuni casi a chiudere i negozi e chiamare i carabinieri. Roberto Di Martino, 53 anni, soprannominato l'americano, è stato arrestato per stalking dai carabinieri della stazione di Giulianova in esecuzione di una ordinanza di misura cautelare firmata dal GIP del Tribunale di Teramo. E ora cambiamo pagina. Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio aderisce a Forza Italia. Ringrazio per l'opportunità che mi viene data nel partito guida del centrodestra, convinto che solo Silvio Berlusconi possa ancora oggi mettere insieme le diverse anime del centrodestra e raccogliere la fiducia che gli italiani hanno perso nei confronti della politica, ha detto lo stesso Di Primio, sottolineando, dopo aver incontrato Berlusconi, come vediamo nella foto, che l'unica collocazione è nel centrodestra, la cui unità è irrinunciabile. Polverone sul TSA, lo stabile d'Abruzzo escluso dai cantieri dell'immaginario, il direttore artistico D'Alatri sbatte la porta, vediamo. Il polverone sul teatro stabile d'Abruzzo è destinato a provocare ulteriori strascichi. Parliamo delle dimissioni del direttore artistico Alessandro D'Alatri, impegnato in questi giorni nelle riprese della seconda serie dei Bastardi di Pizzo Falcone. D'Alatri ha lasciato, lo ricordiamo, la direzione artistica a pochi mesi dalla fine del suo mandato, che sarebbe scaduto a novembre di quest'anno. Il rammarico, come D'Alatri stesso ha spiegato ai giornalisti, è quello di non aver potuto mettere in scena lo spettacolo di Luigi Pirandello La Nuova Colonia, con 16 attori che erano peraltro già stati selezionati dal TSA. Uno spettacolo che avrebbe avuto una scenografia composta da puntellamenti dismessi, sistemati ad arte da una studentessa dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. La Nuova Colonia era in pratica la proposta del TSA per la rassegna ai cantieri dell'immaginario in corso all'Aquila, ma nessuno vedrà all'Aquila questo spettacolo. È stata infatti la valutazione della commissione esaminatrice su questo spettacolo a mandare in bestia D'Alatri, che ha optato per le dimissioni anticipate. La commissione era formata da Antonio Massena, direttore dei cantieri dell'immaginario, da Ruggero Sintoni, produttore teatrale e cinematografico, Guido Barbieri, musicologo ed ex direttore artistico della Barattelli, Massimo Fusillo, professore dell'Ateneo Aquilano, e Dani Aniceti, dirigente comunale. I fondi del CIPE, ha spiegato anche D'Alatri, c'erano, ma la delibera è stata male interpretata e dunque il Comune ha bloccato le erogazioni. Lo sfogo di D'Alatri è molto amaro e parla di un difficile risanamento dello stabile, di tante difficoltà per lavorare, ma anche di un lavoro artistico prezioso e di grande qualità.
Da Latri, nel ringraziare anche l'ex sindaco Cialente e la regione che non hanno mai fatto mancare il loro appoggio, parla di una stagione, quella dello stabile, fortunatamente salva, in quanto molti spettacoli erano già stati finanziati. Dunque niente TSA ai cantieri dell'immaginario e niente più da Latri, che con questo colpo di teatro si congeda definitivamente dal capoluogo di regione. Inaugurata questa mattina la nuova sala convegni di Casa Ail in via Rigopiano a Pescara ed è stata intitolata al magistrato originario di Popoli, Giustino Di Ciccio. Alla cerimonia, incentrata sul tema del dono, hanno partecipato il presidente della sezione interprovinciale Pescara-Teramo dell'Ail, Domenico Cappuccilli, Rosetta D'Orazio, vedova del magistrato, la sorella Luisa Di Ciccio, il procuratore generale onorario della Suprema Corte di Cassazione Bruno Paolo Amicarelli, volontari dell'associazione e medici dell'ospedale di Pescara, pazienti e familiari, l'orchestra femminile del Mediterraneo e la sua direttrice Antonella De Angelis, l'attrice Tiziana Di Tonno, la pianista Giulia Grilli e l'artista Rossella Circeo. Presente in sala anche una folta rappresentanza della Sevel di Atessa, guidata dal direttore Angelo Coppola, azienda che da molti anni è vicina all'Ail. La sala convegni ospiterà corsi di formazione per i volontari, conferenze di carattere medico-scientifico, eventi culturali e concerti di musica classica. Un rito collettivo di lettura, un esperimento sociale con centinaia di cittadini lettori nei luoghi più rappresentativi della città. Si tratta del progetto Lectus Vox Populi, che coinvolgerà Teramo capoluogo dal 2 all'8 ottobre prossimi. Il servizio di Tania Bonici Castelli. Dal 2 all'8 ottobre Teramo, con i luoghi dell'accoglienza e quelli identitari della città, diventerà il palcoscenico di un reading collettivo che conta di coinvolgere centinaia di cittadini in qualità di lettori, gli uomini e le donne delle istituzioni in quanto responsabili delle politiche e delle scelte pubbliche, le associazioni portatrici di interesse della comunità e spesso di visuali non convenzionali. Sarà insomma un rito collettivo di lettura, un esperimento sociale. Lectus Vox Populi nasce da un'idea di Renato Pilogà, uomo di scena e di teatro, operatore culturale. Lectus è il più grande reading europeo di lettura, che non legge di letteratura, non legge romanzi, ma legge ogni cosa ci riguarda, quindi legge di sport, legge di sesso, legge di ambiente, legge di scuola, codici, grandi religioni, noi leggiamo anche lettere d'amore, lettere dal fronte, lettere degli immigranti, leggiamo di solidarietà, e riguarda ogni segmento della società civile, che va dal potente di turno alla casalinga annoiata. Quindi, questa lettura ci rimette in comunicazione? Sì, ci riflette. Noi ci riflettiamo proprio come se fosse un mega mastodontico schermo, cioè nel senso che ci denudiamo da quello che da tutto ciò che le sovrastrutture che abbiamo, magari siamo giornalisti, reporter, cioè ci togliamo questo, ci togliamo ogni cosa e torniamo a essere dei cercatori, ma neanche di verità, perché tanto è il dritto e il rovescio, quello che per te sarà rovescio per me sarà verità, però noi così, è inteso così, è concepito e distribuito nella città in 25 posti diversi, in 45 sezioni di lettura diverse, dal 2 all'8 di ottobre e finirà con una grande festa all'ipogeo, insomma i dettagli poi non posso dirli. Curatrice del progetto la giornalista teramana Pina Manente, che ricorda come l'obiettivo di Lectus sia quello di riconquistare il tempo lento della lettura in luoghi sociali e insieme trovare delle risposte. Si danno appuntamento a Notaresco i migliori 12 birrifici locali per il 4° Festival delle Birre Artigianali. La rassegna si svolgerà in centro storico a partire da domani 16 luglio e prevede tra l'altro attrazioni, animazioni e concerti live di 35 musicisti. Il borgo di Notaresco ospita la 4ª edizione del Festival di Birre Artigianali delle Colline Teramane. Saranno presenti 12 microbirrifici locali con il mastro birraia agli stand ad illustrare le loro creazioni artigianali, street food di qualità e musica live tutte le sere. Ormai giunto alla 4ª edizione, la manifestazione si caratterizza come una rassegna puramente autoctona volta a promuovere eccellenze abruzzesi. Ancora di più quest'anno è Festival delle Birre Artigianali perché sappiamo
sapete che veniamo da un periodo brutto, da quel gennaio famoso, e vogliamo ancora di più riportare più gente nel nostro borgo. È un'occasione per tutti di promozione turistica per Notaresco e non solo, ma per tutta la provincia di Teramo, perché la cosa, ecco, autoctona di questo festival delle birre artigianali è che ci sono i microbirrifici solamente di tutta la provincia di Teramo. La particolarità di questa manifestazione, oltre alla scoperta del borgo medioevale di Notaresco, è la possibilità di interloquire con i titolari dei birrifici, che spiegheranno aneddoti e segreti delle loro esclusive produzioni. Per noi è un'occasione per ritrovarci tutti quanti insieme. Poi ogni anno il numero di birrifici della provincia di Teramo cresce, quest'anno saranno presenti 12 birrifici per una provincia così piccola, è il numero più grande sicuramente delle province d'Abruzzo, ma anche a livello nazionale si difende bene. Ed è un'occasione per dialogare tra di noi, oltre di come fare birra, anche di come comunicare quello che è la birra artigianale, che oggi c'è anche una definizione legale, quindi birra artigianale è un prodotto di un birrificio che non pastorizza ed è indipendente. Apriamo la pagina dello sport. Prima uscita stagionale per il Pescara ieri pomeriggio a Rivisondoli, 8 gol per la squadra di Zeman. Il tecnico boemo però non ha impiegato i nuovi, lasciandoli al lavoro tattico su un altro campo. Tra i giocatori utilizzati in evidenza Ben Ali, autore di una tripletta. Vediamo. Test poco probante ma comunque utile per iniziare a prendere confidenza con il campo di Rivisondoli, dove i biancazzurri hanno superato una rappresentativa locale con il risultato di 8-1 nella prima uscita ufficiale della nuova stagione. Zdenek Zeman, un po' a sorpresa, ha inserito in distinta tutti i calciatori che facevano parte del Pescara della passata stagione, ad eccezione di Alessandro Polidori, che però in odore di cessione, del secondo portiere Vittorio Antonino. Per il resto spazio ai vari Fiorillo, Vitturini, Crescenzi, Coda, Fornasier, Koulibaly, Brugman, Ben Ali, Pettinari, Mitriza, Biraghi, Zampano, Bruno, Stendardo, Bovo e Milicevic. Per i nuovi, allenamento in un campo adiacente, quello in cui si è giocata l'amichevole. Per la cronaca, Fiorillo e compagni si sono aggiudicati il match con il risultato di 8-1 grazie alle reti di Ben Ali a segno con una tripletta, a Pettinari con una doppietta e grazie anche alle reti di Polidori, Brugman e Koulibaly. La prima gara della stagione si è giocata di fronte a 300 spettatori, fra cui una cinquantina di ultra arrivati a Rivisondoli con bandiere fumogeni. Al seguito, dagli spalti qualche coro contro il presidente Daniele Sebastiani, esposto in tribuna anche uno striscione che recitava: nulla è cambiato per chi ci ha disonorato. La prossima uscita dei biancazzurri è in programma martedì 18 luglio alle 17, sempre al campo comunale di Rivisondoli, contro la Virtus Teramo. Tra i volti nuovi della prima uscita del Pescara contro il Rivisondoli, Alessandro Polidori, una partita comunque per prendere confidenza con il campo, com'è andata? Sì, stiamo lavorando molto, perciò queste partite servono per conoscerci tutti insieme e per mettere dentro qualcosa. Sei di passaggio qui a Rivisondoli oppure conti, speri di restare ovviamente per tutta la stagione? Vediamo, vediamo. Sono del Pescara, perciò è una bella piazza e spero di restare. Vediamo come va questo ritiro. Radiomercato però parla di un interessamento di Pro Vercelli, Teramo, diverse squadre. Tu cosa sai? Cosa ti ha detto il procuratore? Ma no, io penso adesso a prepararmi e fare la preparazione al meglio e poi si vedrà. Il patto con Zeman, Sandro, sto allenatore comunque carismatico. Sì, è un grande allenatore, si lavora tanto con lui, perciò dobbiamo stare a testa bassa e lavorare per preparare la stagione al meglio. Ma è davvero dura la preparazione di Zeman? Sì, è una buona preparazione, forse è diversa da tanti altri, però si fa. Il Pescara ha preso il centrocampista classe 96 Luca Valzania. Il giocatore ha sostenuto stamani a Montesilvano le visite mediche. Arriva dall'Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto per il club orobico. Cresciuto nel Cesena, Valzania è stato ceduto nel 2015 all'Atalanta, restando in prestito ai bianconeri romagnoli per una stagione. Lo scorso anno, sempre in prestito, ha indossato la divisa del Cittadella. Per lui 33 presenze ed un gol all'attivo.
In occasione della presentazione della campagna abbonamenti del Pescara, il vicepresidente Gabriele Bankowski ha annunciato un accordo di collaborazione stipulato con una squadra di seconda divisione canadese. Gabriele Bankowski, presentata la nuova campagna abbonamenti del Pescara, si riparte per questa nuova avventura, agevolazioni per i vecchi abbonati, ma quest'anno più che mai converrà abbonarsi per seguire le gare del Pescara. Ma sicuramente, no? Voi avete potuto seguire che è veramente conveniente soprattutto per le famiglie. Ci siamo mantenuti in un certo senso come gli anni, come due anni fa, abbiamo aumentato qualcosina ma una sciocchezza, e penso che i tifosi saranno contenti e speriamo che ci siano vicini perché abbiamo bisogno del loro sostegno. Lo scorso anno 8.000 abbonati, quest'anno avete fissato un tetto preferibile per quanto riguarda la vendita delle tessere? Noi non fissiamo, cioè lì dipende anche dalla campagna acquisti che uno fa, quindi l'entusiasmo che può creare questo tipo di... però siccome stiamo cercando di allestire una buona squadra, penso che i tifosi ci staranno vicini. Gli addetti ai lavori parlano di un Pescara che sta nascendo sotto i migliori auspici, un mix sembra sicuramente positivo tra giovani e giocatori esperti, è così? Sicuramente, i giovani hanno bisogno di avere dei sostegni anche dal punto di vista della squadra, e quindi io penso che stiamo lavorando bene. È vero che siamo in 40, no? Però piano piano cercheremo di accontentare il mister, di sfoltirla scegliendo i giocatori più adatti anche al tipo di gioco di Zeman. Gabriele Bankowski è rientrato da poco in Italia a Pescara, è stato in Canada, a Toronto, a seguire dei profili interessanti per la formazione biancazzurra. Sì, abbiamo fatto un accordo con il Saint Jacques, che è una squadra di seconda divisione che fa il campionato dell'Ontario. E niente, abbiamo potuto constatare anche attraverso dei provini di altri giocatori della zona che c'è del materiale umano molto interessante, ragazzi fisicamente dotati che sicuramente dovrebbero affinare la tecnica, però sui quali veramente poterci lavorare. E ora la Lega Pro, triplo colpo di mercato per il Teramo. Dopo l'ufficialità del difensore Manfredo Pietrantonio, il Diavolo piazza due acquisti per il reparto avanzato, gli attaccanti Ciro Foggia e Giacomo Tulli. Tutto questo a poche ore dall'inizio del ritiro con i biancorossi che da domani inizieranno gli allenamenti ad Alfedena. Jacopo Forcella. Il Teramo piazza tre colpi a ridosso dell'avvio della preparazione precampionato. Dopo un avvio stentato di mercato, il Diavolo si rifà il look specialmente davanti, prendendo Ciro Foggia e Giacomo Tulli. In difesa invece il colpo a sinistra si chiama Manfredo Pietrantonio, annunciato qualche giorno dopo la chiusura di una trattativa mai davvero in discussione. Dunque, nel giorno che certifica l'esclusione di 7 giocatori dalla lista dei 24 che partiranno per il ritiro di Alfedena, tra cui 3 attaccanti, il reparto avanzato è quello che subisce la correzione più corposa. Nel pomeriggio di ieri infatti è arrivata prima l'ufficialità di Pietrantonio, che con Diallo prenderà la fascia mancina di difesa, e poi quella di Ciro Foggia. L'attaccante partenopeo la stagione scorsa con la maglia del Melfi ha messo insieme 37 presenze, comprese i play-out, realizzando 12 marcature. Sarà lui a presidiare dunque la zona centrale della prima linea biancorossa. 26 anni per Foggia, che dopo le stagioni in terza serie con Neapolis e Bellaria è ripartito di nuovo dal basso per riconquistare la categoria dei professionisti. Lo ha fatto grazie ai 23 gol che nella stagione 2015-2016 ha realizzato in Serie D con il Città di Gragnano e che gli sono valsi la chiamata dalla formazione lucana, che però non è riuscita a mantenere la categoria dopo il doppio scontro con l'Acragas. Per Foggia dunque la possibilità di liberarsi e trovare un'altra formazione, e il Teramo un po' a sorpresa con un blitz immediato se lo è assicurato per il prossimo campionato. Ma non poteva bastare il solo Foggia, e allora ecco che in serata il Diavolo si è assicurato anche Giacomo Tulli, 3 anni più grande di Foggia. L'ex Sud Tirol gioca prevalentemente da seconda punta, magari spostandosi sul lato del campo per poi convergere. Per Repetto è la spalla ideale del centravanti, magari non è un giocatore prolifico quando si tratta di buttarla dentro, ma è esperienza maturata in piazze importanti come quella di Vicenza e Pisa. Proprio coi veneti anche 18 presenze in Serie B nella stagione 2010-2011, poi tantissima Lega Pro, fino agli ultimi 2 anni, quando con la maglia degli altoatesini del Sud Tirol ha saltato pochissime partite. 65 presenze tra campionato e Coppa Italia, 11 le marcature per lui.
Con Tulli e Foggia che partono per il ritiro di Alfedena, il Teramo conta di aver messo due elementi importanti a disposizione di Antonino Asta, ma soprattutto è un segnale indiretto lanciato a chi non fa più parte del progetto biancorosso, nello specifico Sansovini, Tempesti e Barbuti, tre attaccanti che adesso vedono anche l'arrivo dei loro sostituti. Questo potrebbe spingerli a trovare velocemente un'alternativa per la stagione che verrà. Insieme a loro non partono per l'altro sangro neppure Sales, Scipioni, Carraro e Spighi. Fanno sette in totale. Non sarà facile sistemarli tutti, ma nel frattempo il Diavolo comincia ad assumere una fisionomia già molto diversa. Finisce qui l'edizione della notte del TG6, il nostro notiziario torna dopodomani, lunedì alle ore 14. Io vi auguro una buona notte e una buona domenica.